Gesù e Maria. Bene, cari fratelli e sorelle, inauguriamo la seconda domenica di Avvento. Come già dicevamo, in occasione dell'accensione della seconda candela, questa domenica e questa settimana è detta di Betlemme, proprio perché, preparandoci al Santo Natale, noi vogliamo anche considerare e meditare il presepe, che presto troverà anche la sua collocazione nella nostra Chiesa e nelle nostre case. Il presepe ha sicuramente tante cose belle, suggestive, significative da dirci. Significative perché è un segno dell'umiltà e della povertà che Dio, facendosi uomo, ha scelto per indicarci questa qualità umana come virtù. Una qualità che pertanto è vilipesa e disprezzata, non è considerata in una società, in una cultura che esalta l'avere e l'apparire, piuttosto che l'essere e il fare. Ebbene, a proposito dell'essere e il fare, la prima lettura tratta dal profeta che ci sta accompagnando durante l'Avvento e che è Isaia, abbiamo visto come le promesse di Dio e la venuta di Gesù rendono più facile il cammino dell'uomo verso il paradiso, verso quella meta definitiva che è il possesso di Dio stesso, che ci chiama al suo regno, che ci chiama alla sua mensa, che ci invita alla sua tavola imbandita per le nozze dell'agnello. Sono questi termini, segni, espressioni significative che sottintendono tutto il mistero pasquale, che si inaugura proprio con la natività di Gesù, cioè con l'entrata in scena nella storia del Dio che si fa uomo. In questi ultimi tempi, forse in questi ultimi 2 anni, mai come prima si è parlato delle autostrade, concessione sì, concessione no, ammaloramento dei pilastri, i ponti, il ponte Morandi e così sì e così via, le vittime. Ebbene, uno dei criteri di omologazione delle autostrade è proprio la costanza che bisogna assicurare sia nelle pendenze che nelle curve. Nelle autostrade infatti non troverete curve a gomito né pendenze che superano una certa percentuale. Ebbene, il Signore con la sua venuta ci offre un'autostrada per andare verso di Lui. C'è un cammino sicuro, un cammino, non dico facile, ma affidabile. C'è però un pedaggio che dobbiamo pagare, ma un pedaggio di cui siamo creditori, non debitori, perché chi ha pagato per tutti, una volta per tutti, questo debito per il percorso autostradale, il pedaggio, è Cristo stesso. Non con l'oro, non con i soldi, non con il bancomat o la carta di credito, ma con il proprio sangue. Un sangue però, quello di Cristo, al quale si unisce e si somma anche quello di tanti poveri cristi, quante sono le persone che soffrono, quante sono le persone che patiscono nel corpo o nell'anima, che concorrono, quale o quali membra eminenti del corpo mistico, alla salvezza. E allora meditare già da questa domenica la realtà di Betlemme, preparare nella nostra vita la Betlemme interiore, cioè il luogo di nascita e anche di sviluppo, di crescita almeno germinale, iniziale di Gesù una volta che viene alla luce, significa dotarci dei sacramenti di guarigione, che insieme alla legge di Dio, che è un po' il guardrail che non ci fa uscire fuori strada, ci permettono, come il meccanico volante o mobile, l'officina mobile, di non chiamare nemmeno il carattrezzi, ma di riparare prontamente, efficacemente,
lungo il nostro percorso esistenziale la nostra anima, molto spesso danneggiata dai peccati e che ha bisogno comunque di revisione. Ecco perché almeno una volta a settimana c'è questo imperativo di santificare la festa, nutrendosi della parola di Dio, ma soprattutto dell'augustissimo sacramento dell'Eucaristia che stiamo vivendo proprio in questo momento. Chiediamo al Signore allora di guarirci, non per merito nostro, ma per sua misericordia, come abbiamo detto nel Salmo responsoriale, perché spesso accade che siamo così trascurati nella nostra vita spirituale. Parlo per me, per primo. Siamo ipocondrici, siamo salutisti, ci preoccupiamo per il virus che diventa, quello da Covid-19, una giustificazione per tanti per non andare a messa. Ma quando una cosa si vuole fare o si deve fare, la si fa. Non credo che a causa del Covid non andiamo al supermercato a comprare la pasta, o il riso di cui abbiamo bisogno come primo piatto, o in panetteria per il pane. Dacci, Signore, di questo pane. Ma Gesù è lì, che in abbondanza ci vuole offrire, ci sta offrendo questo pane eucaristico. E allora è necessario che ci sia una reciprocità tra questa offerta di Dio e questa domanda del popolo di Dio di pane. Altrimenti tutto si svilisce e tutto diventa evanescente. Ecco perché c'è bisogno di mantenere questo equilibrio per non sprecare il prezzo di questo pedaggio dell'autostrada della vita che ci è stato sborsato da Gesù. E infine, e concludo, un riferimento, visto che parlavamo di domanda, quindi di richiesta da parte del popolo di Dio e delle cose di Dio. Ai tempi di Gesù, tanti si recavano presso Giovanni il Battista, il cugino precursore, per farsi battezzare. Non era un battesimo nello Spirito, non era un battesimo quello di Giovanni che rimetteva dal peccato originale. Quello lo farà Gesù istituendo il sacramento dell'Eucaristia, santificando le acque, proprio attraverso il suo battesimo, altro grande gesto di umiltà, per il quale ci sarà quella bella teofania che vediamo rappresentata in questo nostro bel quadro parrocchiale, dove il Padre, come una voce che viene dall'alto, di là, e ce lo riporta Marco, ecco il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. E oltre al Padre, il figlio è là, si manifesterà anche lo Spirito Santo sotto forma di colomba. E allora abbiamo bisogno di questa pacificazione. Giovanni l'ha ottenuta attraverso la penitenza, il grande messaggio anche della Madonna Fatima, visto che siamo ancora nella novena dell'Immacolata, penitenza, preghiera e penitenza, i due atteggiamenti che ha adottato nell'attesa del Messia Giovanni il precursore, quella cerniera di collegamento tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ma poi è venuto il momento del perdono, il momento della nuova alleanza, il momento della nuova amicizia, il momento della pace, il momento della gioia attraverso la presenza stessa di Gesù, che come espressione più alta della misericordia di Dio ci insegna che nulla è perduto. Questo è il significato della misericordia, non il bonismo, possiamo fare quello che vogliamo, tanto c'è la confessione, tanto non sono troppo vecchio da crepare, tanto non succede niente, tanto chissà se Dio esiste, tanto chissà se c'è un al di là. No, la misericordia di Dio è un'espressione della sua pazienza, quindi della sua forza. Questa è la forza di Dio. Noi il braccio del giustiziere della notte di Chuck Norris, no? Che mitraglia tutti i nemici. E poi l'espressione della forza e della misericordia di Dio rileva anche un altro aspetto importantissimo
della condizione umana, quale creatura amata da Dio, e cioè il suo recupero, la sua ricostruzione interiore, la sua ripresa in un cammino dopo una battuta di arresto. Oggi si parla tanto del carcere, si parla tanto di giustizialismo, di garantismo, di pena di morte sì, di pena di morte no. Alle volte siamo indignati, siamo presi anche noi dalla collera verso i criminali, vorremmo ucciderli tutti. Ma alla fine, ecco, vediamo come nostro Signore si collochi al di sopra di quello che è il dibattito degli uomini, di quello che è un dibattito giuridico, politico, nazionale, planetario, facendoci capire che vuole recuperare l'uomo. Magari in ogni carcere ci fosse veramente il recupero attraverso la pena detentiva di chi ha commesso un delitto. E invece nella vita cristiana è proprio così. Noi commettiamo dei delitti perché tali sono i nostri peccati, soprattutto mortali, per il danno che facciamo e infliggiamo a noi stessi, agli altri e all'intero ordine cosmico, ma da questi delitti, una volta riconciliati con Dio, recuperati grazie al suo amore e alla sua misericordia che ci disarma e ci converte, iniziamo un cammino nuovo. E uscendo da quel carcere interiore che è la vita della persona viziosa e peccatrice, veniamo riconsegnati alla libertà dei figli di Dio per approdare agli ampi spazi infiniti al di fuori del tempo, dell'eternità, del paradiso, della patria beata. E questa allora la Betlemme interiore che dobbiamo costruire e alla quale dobbiamo provvedere per noi stessi e per gli altri in questa seconda domenica di Avvento, in questa seconda settimana di Avvento, in questa settimana nella quale contempliamo Betlemme. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.